oggi qui con l'assessore Minervini parlate appunto della fase 2 di Bollenti Spiriti. Praticamente qui questa sera l'assessore Guglielmo Minervini presenterà il nuovo piano delle politiche giovanili, che è il programma Bollenti Spiriti. Il titolo di questo nuovo piano è Tutti i giovani sono una risorsa, perché la Regione Puglia parte proprio dal principio, da quella sfida sociale e culturale che investe sull'innovazione giovanile, sulla capacità dei giovani di reinventarsi e programmarsi in modo diverso. Per noi come Regione Puglia, parlo anche in qualità di funzionario della Regione Puglia, i giovani sono una risorsa, praticamente si sta investendo sui giovani perché crediamo nelle loro capacità di poter produrre un cambiamento. Proprio per questo stiamo cercando di dare informazione ai giovani di quelle che possono essere le opportunità e una volta che usciranno i bandi a cui potranno anche aderire, presentare proposte progettuali e per dimostrare la validità di questo programma, del programma Bollenti Spiriti che poi si articola in diverse linee di intervento, questa sera ci sono anche qua due testimonianze di vincitori di principi attivi della nuova edizione. Considerate che sono stati finanziati 800 progetti per un importo complessivo di 20 milioni di euro. Lanciamo un messaggio ai giovani salentini per aderire a questa vostra proposta. Io chiedo davvero a tutti i giovani salentini di essere parte attiva in questo processo, di essere anche molto presenti, anche perché attraverso gli uffici delle politiche regionali loro sanno di poter trovare persone che sono a loro disposizione per dare qualsiasi tipo di informazione e supporto di carattere tecnico nel momento in cui dovranno avviare qualsiasi tipo di progettazione. Gli uffici e i colleghi in regione sono sempre disponibili, per cui è importante però che i giovani si muovano e vengano effettivamente a confrontarsi e a chiedere il supporto tecnico di cui si può avere necessità durante la fase di progettazione. Oggi a Nardò presentate un nuovo bando, un progetto che è mirato ai giovani, sempre nell'ambito di Bollenti Spiriti. Sì, direi che è più di un bando, è un vero e proprio nuovo programma, una sorta di nuovo capitolo di Bollenti Spiriti, una nuova fase con la quale, oltre a proseguire le attività di successo che hanno caratterizzato l'esperienza precedente di Bollenti Spiriti, penso al bando dei principi attivi, al lavoro anche di animazione sui laboratori urbani, all'esperienza fortemente innovativa di formazione dal basso come quella dei laboratori. E oltre a queste attività lanciamo delle nuove idee, lanciamo nuove sfide e apriamo Bollenti Spiriti ad una dimensione più sociale. Vogliamo raggiungere non solo i talenti espressi, i talenti consapevoli delle proprie competenze che aspettavano appunto un'opportunità per potersi mettere in luce, come è accaduto finora. Proviamo a lanciare la sfida anche quegli altri talenti molto spesso latenti, inespressi, sommersi, che abitano dentro ragazzi che hanno buttato la spugna, che intorno a 18-25 anni credono che non ci sia spazio per loro dentro le nostre città, dentro il nostro tessuto. Vogliamo arrivare anche a loro con Bollenti Spiriti 2, il cui programma è proprio intitolato Tutti i giovani sono una risorsa. Tutti significa tutti, anche quegli altri, anche quelli che non sanno di avere delle risorse. Iniziamo subito con una scuola per formare degli attivatori di comunità, per formare 30 ragazzi che ritorneranno su tutto il territorio regionale e andranno a snidare questi ragazzi, a sfidarli, metterli in gioco su sfide concrete che possono riguardare il recupero di una parte della città come è accaduto anche in passato, la riappropriazione di un vecchio mestiere, la sperimentazione di nuove forme di innovazione sociale, no? Allora, 30 ragazzi attorno ai quali vogliamo che si aggreghino i giovani rinunciatari e poi insieme daremo le gambe per sognare una trasformazione possibile, per rimetterli in gioco, per rimetterli in pista, per dimostrare che anche loro sono una risorsa utile per migliorare la Puglia. Quindi una sorta di laboratorio che funga da apprendistato. Anche, è una forma innovativa, moderna, e si tratta di partire da un passo indietro, rimotivare questi ragazzi alla possibilità di farcela, alla costruzione di uno spazio nel quale loro possano sentirsi appagati e nella misura in cui ritrovano fiducia in se stessi e scoprono di saper fare delle cose,
su questo costruiscono un proprio progetto di professione di vita. Si arriva poi alla scelta eventualmente di imparare un mestiere, scoprendo che quel mestiere lo sai fare, che quella è la vocazione della tua vita. Quindi verranno messe in discussione le vecchie maestranze? In discussione nel senso che vorremmo anche arrivare ad una forma di rielaborazione creativa, recuperare anche i vecchi mestieri ma in modo moderno, in modo innovativo, dimostrare che attraverso i nuovi mestieri si può raccontare di se stessi e del proprio territorio in modo anche molto intelligente. Tutti i laboratori di Volentieri Spiriti hanno risposto alle vostre aspettative? Ma direi che la mappa dei laboratori è un po' la mappa delle città della Puglia, ci sono delle situazioni che hanno risposto meglio, dove cioè si sono incrociate buone sensibilità negli amministratori locali, buoni gestori degli spazi e una buona risposta dei giovani. Delle situazioni invece in cui magari l'amministrazione locale non ha colto fino in fondo la sfida dei laboratori urbani, gli ha tardato a dare le gambe. È una Puglia a macchia di leopardo. E ciò nonostante io direi che nel complesso la sperimentazione che è stata osservata e premiata anche a livello europeo dei laboratori urbani è un'operazione, come dimostra proprio il caso di successo di Nardò, un'operazione molto positiva, perché finalmente sta restituendo all'interno delle città luoghi nei quali i giovani possono far emergere i propri talenti e le proprie potenzialità. La nostra idea progettuale è un centro di formazione e ricerca biografico progettuale per l'occupabilità, è il primo in Puglia. In questi mesi stiamo attivando dei laboratori per l'occupabilità. Il nostro progetto coinvolge inoccupati, lavoratori precari e lavoratori a tempo indeterminato e li accompagniamo al riconoscimento e alla narrazione delle competenze. La nostra sfida è quella di far emergere le competenze attraverso strumenti europei come il dossier delle competenze, il video curriculum e le biografie monocognitive, metacognitive e fantacognitive. Il nostro progetto coinvolge, secondo un modello elico, università, territorio e imprese, in una logica di business university cooperation. Siamo riusciti a coinvolgere ben 50 università che seguono questo dispositivo europeo. A giugno saremo ad Aalborg in Danimarca proprio per presentare questo progetto innovativo che ci auguriamo continui anche dopo in un'ottica proprio di sviluppo della certificazione delle competenze sotto forma di laboratori permanenti anche all'interno dell'università. Come dice l'assessore Minervini, la forza del pronome noi è quello che consente a ognuno di volare e noi ci stiamo provando. Il nostro progetto si chiama Me Book 2, tradotto volgarmente io libro anche, quindi già il nome spiega fondamentalmente cosa facciamo. Noi stiamo creando una piattaforma, un social network, per la scrittura collaborativa di ebook, che vengono redatti con un processo partecipativo, quindi più autori a più mani scrivono tutti insieme uno stesso libro. E in particolare portiamo le persone a parlare di ciò che veramente gli piace, quindi capiamo i loro interessi, ci facciamo raccontare quello che veramente gli piace e mettiamo in relazione persone che non si conoscono per produrre cultura, ebook veri e propri. Questi ebook poi possono essere o distribuiti gratuitamente oppure venduti sulle piattaforme di e-commerce online, quindi su Amazon o su Mondadori e via dicendo, insomma. Ognuno lascia l'incipit affinché il successore dia il suo contributo agganciandosi, insomma, a quello che ha scritto il precedente, quindi la collaborazione diventa la forza, l'unione per amalgamare la cultura in questo caso.